Possiamo iniziare. Allora, io dirò solo due parole perché sono qui per salutare e per ringraziare Paola Spinozzi per la sua disponibilità a partecipare al nostro festival. Un festival che parla, come sapete già ormai, di ospitalità e per cui l'ospitalità in una città come Rimini, è chiaro che ogni città ha delle porte. E noi abbiamo una città che sin dall'antichità ha come simbolo un arco che poi era in realtà una porta senza cardini, per cui voluta sin dall'origine senza i cardini, quindi senza i portoni, in un certo senso quindi una città aperta, Rimini città aperta. Ma Rimini ha anche al suo interno una casa di accoglienza a chi viene da fuori, e questo simbolo in qualche modo si è connaturato in una chiesa che è diventata simbolo proprio di Rimini. Il Tempio Malatestiano è un testo aperto e stratificato insieme, è una chiesa che nasce sopra un'altra chiesa, perché come sapete è quasi una sorta di cappotto architettonico che a metà del 400 è andato a rivestire una chiesa più antica, che si sono appassionati del Tempio Malatestiano e quindi da ospiti e da viaggiatori del Grand Tour documentano e lasciano una traccia a Rimini, e Rimini lascia una traccia nei loro pensieri che diventa materia, quella materia, quell'impasto di pensiero collettivo che fa la storia dell'arte. Grazie Paola. Grazie. Beh, inizio ringraziando Massimo e lo faccio dicendo che è un uomo che ascolta, perché non l'avevo mai conosciuto, non avevo mai avuto modo di interagire con lui, però la prima volta che ci siamo incontrati, quando poi gli ho parlato di questo progetto, ha subito ascoltato, e questo è raro e credo sia una dote molto rara oggi, e per questo ancora più pregevole, per questo lo ringrazio. Allora, da un punto di vista metodologico vorrei fare alcune precisazioni. Il Tempio Malatestiano è stato visto da moltissimi, no? È stato visto con molti occhi, da molte persone. E poiché noi siamo italiani, naturalmente i nostri occhi sono quelli nei quali ci riconosciamo, sono quelli ai quali siamo più affezionati. E la ragione per la quale ho intitolato il mio intervento oggi con Stupore Forestiero è proprio per presentare altri punti di vista. E con stupore mi riferisco precisamente proprio all'approccio o agli approcci molto diversi, molto specifici, molto peculiari, alcuni anche bizzarri, che sono stati offerti, che sono stati dati al Tempio da visitatori europei. Quindi sono, diciamo, ho un'ambizione oggi, sono piuttosto ambiziosa, lo sono sempre, ma oggi lo sono particolarmente perché la mia idea, la mia ipotesi di lavoro è quella di tracciare una sorta di mappatura europea. Naturalmente io sono una studiosa di cultura anglosassone, però non mi è mai piaciuto definirmi solo così, mi definisco una studiosa di culture e di letterature europee. E quindi vorrei provare, cominciare a tracciare un percorso europeo e quindi provare a collocare il Tempio Malatestiano in un atlante europeo. Questo non vuole dire, lo voglio precisare, che altre interpretazioni e altre visioni si debbano sovrapporre alle nostre, no? Quelle che abbiamo offerto con occhi nostrani, quindi l'occhio forestiero non si sovrappone, no? non si sovrascrive all'occhio nostrano, questo lo voglio sottolineare, ma piuttosto ne apre, no? Ne moltiplica i punti di vista, quindi è diciamo un progetto che finalizzato ad una moltiplicazione dei punti di vista, ad una disseminazione dei significati, quindi non tende ad accentrare, ma tende piuttosto ad ampliare, a decentrare. Lo farò, quindi farò questo,
questo tipo di tenterò di tracciare questo tipo di percorso utilizzando una modalità che in termini scientifici, se così vogliamo dire, nelle humanities, nelle discipline umanistiche, si chiama ekphrasis, cioè un modo di parlare di opere d'arte, quindi parlare di arte attraverso la parola, ed è un genere letterario, considerato un vero e proprio genere letterario. Quindi quello che faremo noi oggi sarà non tanto guardare il tempio lo vedremo, vi farò vedere anche delle immagini, ma saranno solo le immagini che vi farò vedere all'inizio, poi sarà provare a vedere il tempio attraverso le parole, attraverso le rappresentazioni, attraverso le narrazioni che del tempio sono state fatte, sono state date da questi occhi forestieri di cui stiamo parlando. Quindi, in questo senso poi certo se ne aggiungono altre, no? Allora c'è il tempio, l'oggetto, no, del nostro interesse, ci sono molteplici sguardi forestieri, e poi c'è il nostro, quindi anche la nostra è un ekphrasis dell'ekphrasis, no? Cioè, è un modo di rappresentare verbalmente quello che è già, in modo di ripensare, di esplorare, di analizzare verbalmente ciò che già altri hanno analizzato da un punto di vista verbale rispetto ad una fonte che è visiva, che è quella di un'opera d'arte, in questo caso architettonica. Allora, qua parto con una serie di nomi che non vi devono spaventare, però sono i nomi degli intellettuali che vorrei esaminare per ragioni ovvie in maniera molto sintetica. In realtà sarebbe molto, credo, fruttuoso e molto affascinante poter dedicare tempo ad ognuno di essi, no? Magari si può pensare ad un progetto di questo genere, cioè ad un progetto più ampio nel quale ognuno di questi autori ottiene una, diciamo, un focus, uno sguardo focalizzato. Per arrivare anche appunto agli ultimi contributi che sono recentissimi, questo di Stanco Popolo è del 1996, quindi proprio molto recente. Qui per precisione filologica, non perché ripeto, credo che voi vogliate leggere, però per precisione filologica ho riportato le opere nelle quali questi viaggiatori europei e intellettuali europei hanno parlato, hanno narrato, hanno rappresentato il Tempio. Ecco, dicevo, quindi questa sarà la nostra modalità, questo sarà il modo di procedere. Ci saranno delle immagini, perché devo dare per scontato che nessuno, o forse pochi, siano andati a visitarlo oggi o nei giorni precedenti. Quindi questo è un modo per me per riportarlo, no? Riportarlo qua, per averlo presente. Ma saranno appunto solo immagini che mostra all'inizio, dopodiché non ce ne saranno più, no? Dopodiché le uniche immagini che ci saranno le immagini mentali che saranno evocate attraverso gli scritti e che noi potremo evocare nella nostra mente. Ecco allora qui naturalmente il fianco di cui parlava Massimo. Qui è il Sigismondo Pandolfo Malatesta nel ritratto di... Queste sono tutte fonti molto ovvie, ma per rimemorare credo che sia opportuno farlo. E Piero della Francesca, il ritratto che è al Louvre, intorno al 1451 si trova al Louvre. Queste sono alcuni particolari, per esempio questo è della tomba degli antenati, nella cappella degli antenati, questa pure. Questi sono due angeli della cappella di San Sigismondo. Poi questi sono Putti, i fanciulli musicanti nella cappella dei Putti. Questa è l'aritmetica nella cappella delle arti liberali. Questa è la Vergine nella cappella dei pianeti. Questa è Diana pure nella cappella dei pianeti. Questo è il cancro, il segno del cancro, il segno di Sigismondo Pandolfo Malatesta, che quindi simbolicamente dice il suo dominio sulla città, in questa strabiliante mappa in basso rilievo della città dei Rimini nei tempi. Questa è finisco con questa, è una figura, la figura del rematore, no? È la parte dedicata agli influssi della luna, questo è il rematore, una figura ancora oggi molto enigmatica e non completamente decriptata. Poi naturalmente il San Sigismondo che inginocchiato prega, Sigismondo, scusate, che inginocchiato prega San Sigismondo, qua abbiamo un particolare. E inizio parlando di Jakob Burckhardt, un grande storico svizzero nato a Basilea,
il quale è uno dei primi nel 1870 che in un testo famosissimo, veramente celeberrimo, parla di Sigismondo Pandolfo Malatesta e lo colloca in un capitolo che mi ha molto impressionato, perché è un capitolo che si intitola Gli iniziatori dell'umanesimo, di Förderer des Humanismus, e dedica proprio una parte alla figura di Sigismondo Pandolfo Malatesta. Beh, il Burckhardt è, per contestualizzarlo, uno dei primi studiosi europei che ha fondato la disciplina della storia culturale, cultural history, e anche della storia dell'arte come disciplina scientifica, quindi è diciamo un riconoscimento quello che Burckhardt dà a Sigismondo Pandolfo Malatesta, notevole direi, cospicuo. Qui sempre per precisione filologica il tedesco e poi l'italiano. Vi lascio una citazione, una piccola citazione, mentre io chiaramente vi voglio leggere il passo. Il passo dice così, appunto, in questo capitolo intitolato Gli iniziatori dell'umanesimo. Qualche cosa è singolarmente strano deve essere stata la corte di Rimini sotto l'audace masnadiere e condottiero Sigismondo Malatesta, e ne aveva intorno a sé un certo numero di filologi, taluni dei quali erano riccamente provvisti anche col possesso di qualche podere, altri avevano almeno tanto da poter vivere ricevendo lo stipendio di ufficiali e servendo anche in tale qualità. Essi tenevano frequenti ed acri dispute nel castello di Sigismondo, presente lo stesso re, come essi lo chiamavano. Naturalmente le loro poesie latine riboccano delle sue lodi e cantano i suoi amori con la bella Isotta, in onore della quale fu fatta la celebre ricostruzione della chiesa di San Francesco in Rimini, per convertirla in un monumento sepolcrale. E quando i filosofi muoiono, sono collocati nei sarcofagi, di cui sono piene le nicchie delle pareti esterne nella stessa chiesa. Un'iscrizione indica il tempo della morte di ciascuno e segna l'anno del regno di Sigismondo, figlio di Pandolfo. È molto importante questo documento storico perché, come dico, è la prima volta che in Europa uno studioso di questo calibro parla in maniera così specifica, no, così puntuale della corte di Malatesta. Dire oggi di, no, e finisco con questa citazione della frase finale, dire oggi di che un mostro simile amava la scultura, la compagnia dei dotti, parebbe quasi non voler far credere l'incredibile. Pure l'uomo stesso che lo scomunicò, lo combatté e lo fe bruciare in effigie, Papa Pio II, scrisse di lui: Sigismondo conosceva le storie ed era molto innanzi nella filosofia e sembrava nato a tutto ciò che intraprendeva. Ecco, credo che in questa lettura, poi ognuno naturalmente di noi avrà le proprie elaborazioni, ma credo che in questa lettura vi sia si ravvisi un approccio bipolare, no? Se lo potremmo definire in termini moderni, quasi psicanalitici. Da un lato c'è il calvinismo svizzero di Burckhardt. Burckhardt cresce in un ambiente religioso molto molto rigoroso, doveva infatti prendere gli ordini, poi si è dirottato sulla carriera di tipo appunto scientifico e accademico. Da una parte c'è appunto questa visione chiaramente imperniata di un giudizio di valore etico, no? Sulla figura, sulla condotta del condottiero. Dall'altro però c'è anche questa fascinazione molto forte, no? Questa fascinazione molto, molto chiara, anche se trattenuta, per le facoltà intellettuali che Sigismondo Pandolfo Malatesta indubbiamente possedeva. Quindi c'è appunto un atteggiamento complesso, no? E questo segna poi, direi, la visione di Sigismondo Pandolfo Malatesta e del Tempio in Europa fino ad oggi. E, fra l'altro, si può dire che sia Burckhardt a iniziare questa visione del Rinascimento attraverso l'umanesimo come una visione che si impernia sul culto dell'individuo, no? Sul culto della personalità, sull'abolizione, no? Quindi sull'abolizione come la forza trainante della propria esistenza, che poi arriverà via Nietzsche, no? Via superumismo al XX secolo. Ecco, Burckhardt in questo caso, anche se chiaramente non la abbracciano per le ragioni che dicevo, però la individuano, e la individua in nessun altro, non la individua in nessuno dei medici, non la individua in nessun altro signore italiano, la individua in Malatesta. Ecco qua, e invece vedrete che i primi visitatori che analizziamo sono
ve li voglio rendere in maniera precisa, quindi sono citazioni più lunghe, poi più avanti saranno citazioni più brevi, però in un certo senso vorrei darvi la matrice, non vorrei darvi l'incipit. Allora, Burckhardt per il popolo, per l'ambito di lingua tedesca chiaramente, e John Huntington Simmons invece per i paesi anglofoni, i paesi che parlano la lingua inglese. Parimenti, quindi al pari di Burckhardt, noto studioso della cultura rinascimentale in Italia, anche Simmons era noto studioso della cultura rinascimentale in Gran Bretagna. Ha pubblicato moltissimo, è stato un autore molto prolifico, e ha pubblicato anche libri di viaggio, e questo che è interessante, perché Simmons viaggiò moltissimo sia in Italia che in Grecia. E ecco qua, Sketches and Studies in Southern Europe, che vedete esce nel 1880, l'altro nel 70, non 10 anni dopo. Ed è interessante appunto perché, ancora una volta, in inglese poi in italiano, è interessante appunto perché le matrici sono diverse, no? E proprio le matrici culturali, il contesto storico-culturale dei vari visitatori del Tempio genera, dà origine all'interpretazione del Tempio, no? Quindi è vero che questi intellettuali, questi visitatori, questi viaggiatori vanno e vedono il Tempio, ma non lo vedono e non possono vederlo, come non possiamo vederlo noi chiaramente, in maniera assoluta, no? È sempre una maniera mediata, è sempre uno sguardo mediato, è sempre uno sguardo alla luce della loro matrice culturale, alla luce della loro biografia, no? Sono sempre sguardi prospettici. Allora, qui sì, vi voglio leggere, questa è bellissima, scusate se uso un termine in maniera così impressionistica, ma è una citazione abbastanza lunga, poi prometto che non ce ne sono più di così lunghe, ed è presa appunto dal capitolo intitolato Rimini, Sigismondo Pandolfo Malatesta and Leo, all'inglese, Battista Alberti. Allora dice, eppure tali vestigia di pontefici imperiali, perché il capitolo inizia parlando del ponte di Tiberio e dell'Arco d'Augusto. Certo, possenti interessanti divengono meno significative accanto alle grandi meraviglie di Rimini, la cattedrale rimodellata per Sigismondo Pandolfo Malatesta da Leon Battista Alberti nel 1450. Questa strana chiesa, uno dei primi edifici ancora esistenti nei quali il neopaganesimo, e questa è la parola chiave, del Rinascimento si manifestò in tutta la sua forza, ci riporta alla memoria due uomini che potrebbero essere definiti tipici per i loro caratteri contrastanti dell'epoca di transizione che diede loro vita. Nulla se non il fatto che la chiesa è veramente dedicata a San Francesco e che il suo guscio esterno di marmo classico, un po' come la descriveva prima Massimo, riveste un edificio tardogotico, rimane a ricordarci che è un luogo di culto cristiano. Allora vi ricordo, voglio dirvi che questo capitolo non è stato mai tradotto in lingua italiana, quindi non esiste una traduzione italiana. Cioè esiste questa che ho fatto in questi giorni, per dire che non, è un testo veramente molto ricco, molto, molto stratificato, ma non c'è, in italiano non c'è. Non possiede santità né spirito di pietà, l'orgoglio del despota, la cui leggenda occupa ogni arco e ogni cornice marcapiano dell'architettura e i cui stemmi araldici e il cui ritratto in medaglione con la sua sigla e sui emblemi dell'elefante e della rosa sono intagliate in ogni porzione di opera scultorea dell'intero edificio, sembra riempire questa casa di preghiera, così che non rimane spazio per Dio. Eppure la cattedrale di Rimini rimane un monumento di primaria importanza per tutti gli studiosi che tentano di penetrarne la rinascita del paganesimo nel XV secolo. Alberti trovò una scrittura gotica piana, con abside e cappelle laterali, lasciò una strana commistione, a strange medley, di opera medievale e rinascimentale, quando lo spirito dell'arte classica, ancora poco compresa, stava intersecando il gusto cristiano. Tutto ciò che egli poté fare fu alterare l'esterno della chiesa, ponendo una schermatura di archi romani e pilastri corinzi, così da nascondere il disegno preesistente e al contempo mantenere intatti i principali caratteri del tessuto, soprattutto le finestre e le porte. All'interno operò secondo il medesimo principio generale, senza disturbarne la struttura, coprendo ogni centimetro quadro disponibile con decorazioni strane alla maniera gotica.
Esternamente, San Francesco è forse il tentativo più originale, aggraziato fra i molti che furono compiuti, questo è interessante, per fondere gli stili medievale e classico, giacché Alberti non provò null'altro che questo. Doveva passare un secolo, anche questa è una considerazione molto interessante, prima che Palladio riportasse l'antico alla sua purezza ed erigesse nel Palazzo della Ragione di Vicenza un esemplare quasi unico di arte romana resuscitato. All'interno, la bellezza della chiesa è interamente dovuta agli squisiti ornamenti parietali, figure allegoriche disegnate con la purezza di linee che ammiriamo in Botticelli, Panneggi che Burne Jones potrebbe copiare. E chiaramente questa, no? E questo è lo sguardo forestiero, e questo è lo stupore forestiero, che accanto al riferimento a Botticelli c'è il riferimento all'artista per Raffaele da Burne Jones e ai suoi panneggi. Moltitudini di fanciulli canori alla maniera di Donatello, grandi angeli tracciati sulla pietra tanto delicatamente da sembrare disegnati anziché scolpiti, statuette in nicchie, personificazioni di tutte le arti e le scienze che si alternano a forme semibestiali di satiri e infanti marini. Tali sono le forme che colmano gli spazi delle mura nelle cappelle, si arrampicano sui pilastri e agitano gli archi. In tale abbondanza che, se la chiesa fosse stata portata a termine nel modo in cui era stata disegnata, avrebbe presentato uno splendido, benché bizzarro, effetto di incrostazione. Non è finita, ma su questo mi soffermo perché incrustation, e qui c'è questa idea che io cerco di portare avanti di intertestualità, no? E di... sì, di intertestualità, è una catena intertestuale, è un dialogo intertestuale fra vari autori. Il primo a usare incrustation è John Ruskin, che è il grande critico dell'arte vittoriana. Lo usa ora Simmons e lo userà ancora, a distanza di anni, negli anni 30, Stokes. Ma Stokes è in contrapposizione a Ruskin, perché mentre Stokes vede nel Rinascimento una nuova era, Ruskin vede nel neogotico una nuova era, no? Però appunto tutto questo è mediato da questo uso del termine incrustation, no? che viaggia. È come un traveling concept, un concetto che viaggia attraverso i decenni. Gli scultori della scuola di Ghiberti e Donatello, presenti in questa chiesa, erano essenzialmente pittorici. Preferivano il basso all'alto rilievo, in generale il rilievo a figure staccate. Il loro stile, come lo stile di Boiardi in poesia, di Botticelli in pittura, questo è, che questa visione interartistica è molto fine, molto sottile, è specifico dell'Italia nella metà del XV secolo. Il gusto medievale stava cedendo il passo al classico, il sentimento cristiano al pagano. Eppure l'imitazione dell'antico non era ancora stata elaborata al punto da danneggiare la spontaneità dell'artista, e vi era ancora sufficiente sentimento cristiano da infondere nella fantasia un'emozione grave e dolce. E poi c'è l'ultima parte che io trovo sublime. Nonostante il suo simbolismo, ciò che l'artista scolpiva non era mai figurativamente meccanico, ma dotato dell'indipendenza della sua propria bellezza, vitale grazie ad uno spirito insufflato di vita. Fu un momento felice quando l'arte raggiunse la consapevolezza e l'artista non era ancora autoconsapevole. Vi è davvero qualcosa di infinitamente affascinante nei momenti crepuscolari della mente umana, che sia la amabilità precoce di un'arte ancora immatura, oppure la bellezza dell'arte in declino, che sia in effetti l'alba o il crepuscolo, troviamo nei capolavori di tali periodi una calma placida, un pathos trattenuto di uno spirito lontano da volgari cure, che mancano nella piena luce dello splendore meridiano. Nella chiesa di San Francesco a Rimini, la chiarezza temperata dell'alba è sul punto di dischiudersi al giorno. È una prosa di una finezza, no? Una prosa aerea, una prosa estetizzante, perché Simmons si muove negli ultimi decenni del Novecento, quando in Gran Bretagna, come sapete, fiorisce l'estetismo. Ma l'estetismo è noto soprattutto per alcune figure, no? Per esempio per Walter Pater, famoso per Oscar Wilde, ma ci sono altri esteti, no? Che non sono magari scrittori creativi, perché Simmons è un critico, ma comprendete come questo tipo di critica diventi una scrittura creativa essa stessa, no? Abbiamo visto all'inizio la descrizione minuziosa, quasi puntigliosa del Tempio. Il Tempio c'è, no? Il Tempio come noi lo conosciamo c'è. E poi c'è questo
elevarsi, no? Questo sollevarsi, questo andare da un'altra parte, seguendo alcuni percorsi che sono percorsi appunto di grande sensibilità, di grande estrapolazione. Ecco, ho molto amato di questo autore britannico, che i britannici vengono considerati molto pragmatici, in realtà credo che una delle stagioni migliori della cultura britannica sia proprio la fine secolo, no? Quando c'era questa capacità di estrapolare, di muoversi, di muoversi dalla referenzialità. Bene, quindi abbiamo visto uno svizzero che comunque parla al popolo tedesco, abbiamo visto un inglese, e poi vediamo ora, chiaramente noto a tutti, Charles Ryart, il quale pubblica anche lui nel 1882, cioè fine anni 80, questo libro, Un condottiero au XVe siècle, Rimini, ed è famosissimo, è il libro che ha, direi, tracciato un solco nella ricezione del Tempio in Europa. Non c'è stato intellettuale o visitatore che non se ne sia occupato, che non l'abbia letto, no? Tutti lo hanno frequentato, tutti lo hanno conosciuto. Ciò che però è, direi, è un libro ambivalente, un libro doppio. Da un lato contribuisce in maniera fondamentale a consolidare la figura mitologica, il mito, no, del grande condottiero, il mito dell'amore passionale fra Isotta e Sigismondo. Dall'altro però è anche delle percezioni, no, delle interpretazioni molto lucide del Tempio, che non erano state compiute fino a quel momento. Però dall'altro ci sono anche delle sviste madornali, no? Ci sono delle sovrainterpretazioni, ci sono delle misletture, che proprio per la popolarità del libro continuano a essere riprese, continuano a essere trascinate fino al Novecento, fino ai primi decenni del Novecento. Allora, tutto parla dei signori di Rimini, e tutto, nello spirito e nella forma, respira antichità. Si direbbe che l'anima delle cose antiche, lo spirito dei greci, i loro miti, le loro credenze, la loro filosofia abbiano ispirato e dettato quelle allegorie e quei simboli. Non sono angeli, ma geni che, stagliandosi su quegli sfondi azzurri, celebrano i loro concerti con strumenti di forma antica. Ecco la fortitudine, la prudenza, la scienza, la musica, l'astronomia, la filosofia, le arti, i sette pianeti, i segni dello zodiaco. Gli artisti hanno disegnato dai blocchi di marmo pentelico, strappato dal condottiero ai templi della Grecia e alle basiliche di Ravenna, tutto un mondo di efebi, di geni e di divinità pagane, 500 stemmi o divise, 100 bassorilievi, 3 sepolcre, 20 statue, tutta una flora monumentale che vegeta alle pareti delle parti superiori, costituiscono un insieme d'ornamentazione in perfetta unità a dispetto di tanta ricchezza. E neppure una sola volta in questa casa di Dio edificata invocando San Francesco si ritrova un ricordo di cose sante, un segno di redenzione, immagini sacre o simboli divini. La cifra che corre lungo gli avvolgimenti e che, scolpita a giorno, forma le balaustre, è quella di Isotta, allacciata alla cifra di Sigismondo. In San Michele Arcangelo, che schiaccia il drago, io riconosco l'immagine di colei che hanno cantato i poeti. E il capo coronato dall'oro che si staglia su un fondo d'oro, alla base dei pilastri, è l'immagine che Matteo De Pasti e Pisanello hanno riprodotto tante volte sul bronzo. Sigismondo, vittorioso sul re d'Aragona, coronato dai fiorentini, non è più un uomo. Nel momento in cui eleva quel tempio, nei bassorilievi della tomba dei suoi avi, portato su un carro trionfale trainato da schiavi, egli figura in mezzo agli dei dell'Olimpo. E più lontano, nelle pieghe dell'abito di una delle figure allegoriche che rappresentano le virtù di cui egli è ornato, si legge questa leggenda pagana: Jupiter, Apollo, Arimineus. L'incenso dei suoi sicofanti ha agitato il cervello del condottiere vittorioso. Egli sente che diviene Dio. È il solo immortale e assente dal tempio, su cui frontone ma la testa ha tuttavia scritto il suo nome. Non è Dio che qui si adora, è Isotta, e per lei che bruciano l'incenso e la mirra. Allora, Ryart era un giornalista e storico dell'arte, più giornalista che storico dell'arte. Vedete che l'accento, ripeto, pur essendo un libro pregevole e essendo la sua scrittura una scrittura pregevole, il suo approccio critico interessante, perché ci sono alcuni riconoscimenti, alcuni ritrovamenti interessanti, però è una scrittura molto improntata al sensazionalismo, no? Ricorda certi feuilleton francesi.
se ci pensate, c'è proprio questa volontà di stupire, questa volontà di creare una sensazione nel lettore. E quindi vedete, questi sono i primi tre, li definirei i primi tre testi fondanti, no, della ricezione del Tempio Malacristiano in Europa. Perché se c'è scusatemi, mi permetto di dire questo, se c'è un limite negli studiosi italiani che scrivono in italiano, sempre solo in italiano, no? E molto, parliamo ovviamente nei decenni passati, e quindi in un certo senso il Tempio Malacristiano è stato penalizzato, perché i grandi studiosi che se ne sono occupati hanno scritto esclusivamente in lingua italiana e in nessun'altra lingua, e questo appunto ha impedito il dialogo, no? Ha impedito la comunicazione fra pensatori diversi. Quindi dicevo, i tre testi fondanti, il testo di Burckhardt, che ha questa visione, sì, no, questa idea del Malatesta come il primo grande condottiero, il primo grande cultore della personalità. Poi abbiamo Simmons, che invece insiste sul neopaganesimo, e poi abbiamo Eriart, che invece insiste su questa visione appunto eroica, no? Questa visione appassionata ed eroica. Ecco, qui questo è un interludio, nel senso che non è difficile collocare Abby Warburg, lo colloco qua solo per ragioni temporali, no? Perché nella tesi che Warburg presentò nel 1891, questa tesi proprio sul Botticelli, saggio che rimane molto famoso, La nascita di Venere e la primavera di Sandro Botticelli, ecco, questo suo studio che compie intorno appunto all'ultimo decennio del Novecento, anche se poi tutta la sua opera, i suoi scritti sono circolati molto dopo, vedete nel 32, la prima opera omnia circola solo nel 32 in Italia, negli anni del dopo, quindi per questo l'ho collocato qua, alla fine dell'Ottocento, anche se per Warburg l'interesse per il tempo non si esaurisce mai. Però è interessante questa affermazione, intorno alla metà del 400 Agostino di Duccio, cioè Warburg sta parlando di altro, sta parlando di Botticelli. Agostino di Duccio dava alle figure dei bassorilievi allegorici nel Tempio Malatestiano di Rimini un movimento dei capelli e delle vesti intensificato fino a diventare manierismo. Ed è interessante perché poi, anni dopo, quello che Warburg farà sarà proprio studiare anche lui l'iconografia del Tempio mediata da questa visione neoplatonica, no? E fino ad oggi la sua lettura dell'iconografia, lo studio dell'iconografia mediato da questa visione neoplatonica è portato avanti, lo vedremo negli ultimi contributi. Questo è il suo Bild Atlas, l'Atlante delle figure con la tavola 25, che è tutta dedicata al Tempio Malatestiano, che siamo nel 1924. Ecco, e si potrebbe parlare di Varro, chiaramente è ridicolo parlarne così, no? Però ecco, siccome questa è una mappatura, come dicevo, siccome questo è un percorso europeo, è assolutamente appropriato che se ne parli, è obbligatorio parlarne, anche se, come ripeto, meriterebbe moltissimo, moltissimo spazio. E questo è Forster, Ian Forster, che credo anche noi conosciamo molto bene, anche, credo, per alcune trasposizioni cinematografiche di Passage to India e di A Room with a View, Passaggio in India e Stanza con Vista. Beh, le tematiche di Forster sono proprio intrinsecamente legate al dialogo fra le culture, o lo scontro fra le culture, no? Sia in Passage to India, il dialogo fra la cultura britannica dei colonizzatori, il dialogo, lo scontro fra appunto i britannici colonizzatori e indiani colonizzati, e in A Room with a View invece c'è il dialogo, lo scontro fra l'Italia, no? vista anche in maniera, se volete, vagamente stereotipica, con come un popolo di esseri passionali, aperti, no? Sensuali, in contrapposizione agli inglesi invece trattenuti e puritani. Ecco, questo suo interesse, che ha mantenuto sempre nella sua produzione narrativa, per l'interazione o la incomunicabilità che esiste fra culture diverse, perde anche due contributi, uno in forma finzionale, quindi in forma narrativa, e l'altro in forma saggistica, che sono entrambi dedicati a Platone, a Giorgio Gemisto. Allora, il primo è questo The Tomb of Platone, possiamo chiamarlo Platone, c'è
sia una doppia scelta, ma insomma basta intendersi. The Tomb of Platon è pubblicato postumo in Arctic Summer, Another Fiction. E qui anche... Ah, scusate, no, l'avevo... Ecco, questo è un racconto, un vero e proprio racconto finzionale, in cui Forster immagina Sigismondo Pandolfo Malatesta che intraprende il suo viaggio in Morea, quindi nel Peloponneso, per tentare di sottrarre il Peloponneso all'impero ottomano. La sua impresa fallisce, però gli riesce quella di portare in Italia le spoglie di Giorgio Gemisto, per l'appunto. E in questo racconto, scritto nel 4, che poi non è stato mai pubblicato, cioè rimane un manoscritto che non è ultimato, quindi evidentemente non è quello che lui presentò alle riviste. Le riviste non glielo pubblicarono, è stato pubblicato postumo e la parte finale manca, quindi se lo leggete manca proprio alla fine, siccome è anche molto, c'è questo senso dell'orrifico, ecco, si rimane un po' sospesi perché non ha una conclusione. Però ecco, i personaggi sono proprio Sigismondo Pandolfo Malatesta in prima persona e due figure fittizie, questo Astorre e questo Giacomo, che sono due amici e fanno parte appunto della cornice narrativa. Allora, li voglio leggere velocemente, questi sono molto più brevi. Ecco. Giacomo, uno dei due protagonisti fittizi che non esistono, accarezzava la speranza che la lingua di Cicerone e i pensieri di Platone divenissero nuovamente l'eredità dell'Europa. Andiamo a svegliare i morti, gridò. Porteremo la Grecia all'Italia, tu e io. Le tombe si aprono, gli dei si svegliano dal sonno per accompagnare il tuo amico e il mio. E quando la sacra nave ritornerà, anche in Italia avrà inizio il regno della bellezza, saggezza e forza. A ciò dedico la mia anima, come tu hai dedicato la tua, no? Cioè, quindi c'è quest'idea di Sigismondo Pandolfo Malatesta che vuole recuperare la cultura classica. È una visione chiaramente forsteriana, no? Perché sì, è vero che Malatesta voleva riportare il neoplatonismo, ma in questo senso c'è proprio una, come dire, c'è una un'iperbole, c'è un'esagerazione di questa di questo progetto sigismondeo. Di come se Astorre, Sigismondo esclamò all'improvviso, provato ogni piacere che il mondo offre, dipinti, libri, fini indumenti, buon cibo, vino, guerra, amore, non ho trovato nulla che guagli la conversazione di un uomo eloquente e onorevole. Alla sua presenza le preoccupazioni si dileguano e le rughe si appianano e l'anima, percependo l'essenza della bellezza, raggiunge Zeus in cui ha il suo essere. Quando di Platone, sempre Sigismondo che parla, le parole di Forster, quindi immaginatevi l'effetto di straniamento, no? Leggere Sigismondo Pandolfo Malatesta che compie questa impresa nelle parole di un inglese che scrive nei primi anni del Novecento. Quando di Platone parlare per la prima volta ero giovane e indegno di tale grande eloquenza, fu al concilio dove difese la chiesa latina, sebbene greco, sebbene neppure cristiano. Me ne andai prima della fine, preferendo i sentieri della follia, ora lo ascolterei fino alla morte. Il suo corpo ha generato questa pianta, lo trovano, alla fine lo trovano, a Mistra, dove veramente è un fatto storico, e il suo spirito la pervasa, la sua eloquenza è passata nei suoi germogli, la sua saggezza nelle sue foglie. I fiori blu sono la sua anima che ha contemplato il cielo. Lo porterò in Italia questo fiore e lì crescerà come segno che la Grecia si è sollevata dai morti. Porterò tutto in Italia, la tomba, le ossa, i fiori, perché tutto è Platone, non un grano di terra sarà alterato. Giacerà fuori dalla cattedrale di Rimini, disse Sigismondo, fuori per i fiori. E poi invece c'è quest'altro contributo, un saggio critico, sempre dedicato a Gemisto Platone, ed è interessante qua, scusate, ci andiamo. Mi interessano molto due considerazioni che sono è come se parlasse Forster, no? Cioè sono considerazioni che Forster attribuisce a Platone, ma in realtà sono considerazioni che Forster attribuisce a se stesso, perché Forster nei primi decenni del Novecento vedeva, come molti intellettuali britannici, l'unica possibilità di trasformare l'Europa in un paese più civilizzato, vedeva come l'unica possibilità la rinascita, no, il ritorno della classicità. Quindi c'è questa visione neoellenica, mentre Simmons, che comunque influenza Forster, ha una visione
del Rinascimento come neopagana, per forza c'è questa idea del neoellenismo, no? Quindi del recupero della lingua greca, della lingua e della cultura latina. E infatti dice: Platone cercò la sua religione fra i riti per metà dimenticati dell'antica Grecia. E amo molto la parte finale di questa, è proprio il finale del saggio. Nel 1465 si smondò la testa di Rimini, catturò Mistra, sottraendola ai turchi, e animato dal grande amore per Gemisto, esumò il suo corpo e lo traslò in Italia. A Mistra, il mondo medievale osserva il sito vuoto di Sparta, nella chiesa di San Francesco a Rimini, l'opera muraria gotica è scomparsa dietro le arcate di marmo dell'Alberti. Gemisto visse nell'una e fu sepolto nell'altra. Il Rinascimento può individuare più di una carriera più grande della sua, ma nessuna altrettanto stranamente simbolica. Sì, scusate, torno indietro, ecco. Qui passiamo invece sempre a un altro britannico. Devo dire che se valutassimo questi contributi quantitativamente, i britannici sono coloro i quali hanno offerto una dovizia, una messe di appunto scritti sul Tempio. Questo è anche se la biografia romanzata di Edward Hutton. Non è noto, non è un autore molto noto, mentre gli altri autori che abbiamo finora menzionato sono tutti inseriti nel canone, no? Burckhardt nel canone tedesco, e Simmons e Forster nel canone britannico, Saussure Hart nel canone francese. Ecco, Hutton è uno scrittore meno noto, però è un intellettuale che viaggiò moltissimo per l'Italia, pubblicò moltissimi volumi, sempre tutti dedicati a regioni italiane. Ce n'è uno dedicato anche appunto alla Romagna e alle Marche, e pubblicò soprattutto un libro molto cospicuo, sono centinaia di pagine, dedicato appunto a Sigismondo Pandolfo Malatesta, si proclamare la supremazia di una religione, di una confessione religiosa sull'altra, perché le confessioni religiose sono destinate a coesistere, magari non a convivere, ma a coesistere. E lo dice, credo, qua molto bene, proprio utilizza, diciamo, il contesto, cioè utilizza la particolare matrice della nascita, della costruzione del Tempio Malatestiano per dichiarare questa idea sull'ecumenismo. Fu un tempio retto per Dio sempiterno, che si nasconde nella bellezza del mondo, che gli uomini chiamano Zeus, che noi chiamiamo Padre, che si trova nella filosofia di Platone, tanto quanto nel Vangelo di Gesù, ma che come Pico della Miranda, ha detto ultimamente, è più facile da amare che da dire in parole. Non è più facile amare gli dèi che pronunciarli attraverso qualsiasi pensiero, e per il Tempio di Sigismondo, se ne fosse bisogno, una giustificazione, esso sta, molto bene in inglese, non so se quello in inglese, direi di sì, dice it stands, adesso lo controllo qua, esso sta, no? Mettetelo in discussione e la sua bellezza abbrividirà il cuore, e i vostri pensieri riguardo agli uomini saranno meno duri, tanto è bello. Devo dire che nel leggere in questi mesi gli scritti stranieri sono rimasta sconcertata, no? dalla forza, dalla potenza della recensione straniera, della recensione europea. Credo che questi testi debbano essere conosciuti in Italia, no? È veramente una grande perdita non condividere. E questo testo anche, questo libro non è stato mai tradotto, perché non esiste in traduzione. Per il Tempio di Sigismondo, se ne fosse bisogno, scusate questo ragionamento, ho inventato San Severino, vi dicevo prima che è romanzato, no? E Hutton inventa una di San Severino, che vive alla corte di Sigismondo Pandolfo Malatesta, che dialoga con Alberti, ora con Alberti, ora con Piero della Francesca, ora con Agostino di Duccio, ora con Matteo De Pasti. Quindi l'inglese nel Novecento si immagina di essere un uomo rinascimentale italiano che dialoga con queste varie figure di artisti alla corte del Malatesta. E alla fine, in una note lunga, dice: ho inventato il San Severino, tutta la sua vita è una storia, tutta una frasca. In inglese dice tutta una frasca, vedete, I invented San Severino, all his life is a tale, tutta è una frasca. È la finzione che parla la mia verità, dalla sua bocca potrete definire chiaramente fatto o menzogna quegli eventi della giovinezza di Sigismondo, per esempio, che racconta solo per sentito dire. Ecco, cito questi due contributi perché, sempre per rafforzare il mio argomento, le mie argomentazioni, secondo le quali gli intellettuali italiani hanno, ovviamente riconoscono, no? Per un intellettuale italiano approcciarsi alla cultura rinascimentale è un riconoscimento, no? È un quasi processo di identificazione, di
familiarizzazione c'è, no? ci siamo dentro la cultura rinascimentale. Però quello che appunto penalizza, credo, la comprensione più profonda del rinascimento della cultura italiana è questa sorta di difficoltà che gli italiani hanno a esercitarsi in altri idiomi, e questo è molto evidente in due saggi molto importanti. Giovanni Soranzo, nella Silla Si, Sigismondo Pandolfo Malatesta, del 1909, mostra e dimostra che Si non significa Sigismondo e Isotta, cita e presenta documenti storici, quindi voglio dire elementi incontrovertibili, che non significa Sigismondo e Isotta, ma è la prima sillaba del nome appunto di Sigismondo, secondo una tradizione che era molto diffusa. Lo stesso Francesco Massera, nei Poeti Isottei, vi ricordate che Riart, no, non ve l'ho detto, ma Riart a un certo punto scrive che tutto il programma iconografico del tempio malatestiano è ispirato da poemi, da poesie che Sigismondo Pandolfo Malatesta avrebbe scritto. Non le ha mai scritte. E Massera lo dimostra che non le ha mai scritte, scrive che dimostra che a scriverle è stato un poeta che era la corte di Malatesta, Simone Sardini, che però muore prima addirittura che Isotta esista, che nasca, per cui muore 12 anni prima che Isotta nasca, per cui è impossibile che non siano dedicati a Isotta, neanche il poeta l'aveva dedicato a Isotta. Certo non le aveva scritte Malatesta, ma neanche il poeta che le ha scritte le ha dedicate a Isotta. Invece questa visione, lo vedremo fra un attimo, questa visione del poeta Sigismondo che inneggia a Isotta si è tramandata fino al Novecento, perché questi testi sono usciti in due collocazioni molto provinciali, no? L'uno è la Romagna, l'altro è Giornale Storico della Letteratura Italiana, uno è una rivista di carattere locale, l'altro è una rivista per italianisti, no? Ecco, non, ma non lo dico per... dico che se avessero circolato di più sarebbe cambiata la recezione europea del Tempio. Ecco, questo è Josephin Peladan, francese, chiaramente, viene da una famiglia molto cattolica, ha un sostrato molto cattolico, questo è un quadro, poi ho anche un'altra immagine, ma ve lo voglio far vedere perché sopra intravedete Sar Josephin Peladan, e questa tunica, questa veste tonacale, è una veste sacerdotale, perché Peladan fu un grande sostenitore della rilettura e della riproposizione di fonti bibliche che lui avrebbe, della Cabala, di fonti ebraiche, di fonti bibliche, che lui avrebbe letto assieme ad altri studiosi per ripresentarla in forma moderna. Quindi questa nuova confessione di cui lui si dichiara rappresentante sacerdote, questa nuova confessione vede lui appunto come grande ufficiante, e naturalmente c'è una componente esoterica molto forte e una componente mistica molto forte. Ecco, questo è lui, lo vedete appunto, questo è ancora lui, questo è il libro in cui a un certo punto dice: quando Sigismondo Malatesta riporta dalla Morea le spoglie di Gemisto Pletone, il relatore di Platone, quando prepara tombe magnifiche ai suoi pensionanti, onora la cultura come altri onorano la santità, quando erige il tempio Malatesta non fa un'opera pagana. L'uomo che mette nel suo blasone l'elefante e la rosa non è epicureo né positivista, appartiene a un misticismo speciale. Quindi vedete, no, che chiaramente l'enfasi è sul misticismo, quindi è ancora un'altra interpretazione. Abbiamo visto un altro francese che invece spinge sul sensazionalismo, sul romanticismo, e la Dan spinge sul misticismo. Vedete quindi come le interpretazioni del Tempio e di Malatesta si rifrangono, no? Si ramificano, si disseminano in Europa, e questo è credo il punto importante da sottolineare. La mistica dell'umanesimo e di Malatesta come rappresentante di questo. Allora, ci stiamo avviando verso la conclusione, questa è una voce enciclopedica che è stata pubblicata nella Encyclopedia Britannica del 1911, che al tempo compendiava il sapere, no? Nei primi decenni del Novecento questa enciclopedia compendiava il sapere allora esistente. Questa voce del Pasquale Villari, vedrete che riprende, riperpetua questo errore terribile delle Riart. La caratteristica più singolare di questi edifici era quasi tutta l'assenza di ogni emblema sacro, e qui ci siamo. Piuttosto che a San Francesco e al Dio dei Cristiani, fu dedicato, questo mentre la seconda morte di Sigismondo era ancora in vita, a
alla glorificazione di un legame legittimo. E qui ci siamo. Il problema è che poi continua dicendo: la natura, la scienza, l'antichità furono convocate per celebrare l'amore del tiranno per Isotta. Tutta una chiesa dedicata all'amore. I bassorilievi di una delle cappelle rappresentano Giove, Venere, Saturno, Marte, Diana insieme ai segni dello zodiaco. E questi soggetti sono derivati parte da un poema. Ripropone. Quindi, dopo che Massera dimostra che il poema non esiste, siccome non è stato pubblicato in nessun'altra lingua che non quella italiana, chi scrive dopo di lui e non legge l'italiano riperpetua l'errore e dice che è un poema del Malatesta che non è vero, è un falso storico, capite? Da un poema che aveva evocato gli dèi, i segni dello zodiaco per ammorbidire il cuore di Isotta e portarla fra le sue braccia. Parliamo della voce nell'Enciclopedia Britannica dell'XI, che è proprio una summa del sapere. Bene, andiamo avanti. A questa visione contribuisce anche Beltramelli, non nel suo Tempio d'amore, nel 1912, quindi siamo vicini alla Prima Guerra Mondiale. Questo Tempio d'amore è appunto il Tempio malatestiano, tutto dedicato alla passione, che si dice imperitura del malatesta per la Isotta, ma ciò che è più inquietante è la grande esaltazione che Beltramelli fa di Mussolini. Per Beltramelli Mussolini è l'uomo nuovo, dedica un libro, una monografia a Mussolini come l'uomo nuovo, no? Quindi Mussolini è colui che condurrà l'Italia verso una nuova era. E ciò che è ancora più, direi, scientificamente sconcertante è che ravvisa nel Mussolini un discendente di Malatesta attraverso il ramo di Verucchio. Anche queste sono chiaramente, capite, delle ipotesi storicamente non assolutamente mai accreditate, no? Tra l'altro Beltramelli ha avuto invece una grande diffusione, soprattutto fra gli aderenti al fascismo, evidentemente, e ha contribuito in maniera sostanziale a perpetuare questa visione, appunto questa mistificazione, no? Questo falso. E ancora qui un altro esempio di Edward Hutton, quello che ha scritto la biografia del Malatesta, inventando San Severino. Beh, scrive un altro, molto, anche questo molto interessante, appunto The Cities of Romagna and the Marches, dedica anche lui un capitolo a Rimini, e in questo capitolo è interessante perché vedete come alcuni falsi permangono e altri vengono rivisti. Allora, da un lato c'è l'idea che si tratti di che ci sia questa dedica perenne, dedica insistita a Isotta. Nell'altro dice: nella cappella di San Girolamo sembra che ci imbattiamo in veri e propri dei, ma in realtà sono segni dello zodiaco, i pianeti, le costellazioni nei quali veramente gli dei ancora rimangono presso di noi. Questi soggetti sono quelli nella cappella di San Michele, sono tratti da uno dei poemi di Sigismondo. Ancora siamo nel 13 e ancora questo si dice, ecco, ma ancora, perché ripeto, questi due importantissimi saggi del Massera e del Soranzo non circolavano se non in ambito strettamente locale e regionale. E quindi in questo modo la visione europea è stata condizionata. Con qui chi lo conosce è Pound, anche per Pound come per Warburg chiedo pietà, perché è evidente che sarebbero da dedicare vaste lezioni ad ognuno di essi, però Pound, come sapete, scrive, abbiamo alcune foto perché credo che già la gestualità è significativa. Nei Cantos di Ezra Pound ci sono canto 8, 9, 10, 11, chiamati Malatesta Cantos, il canto dei Malatesta, che furono pubblicati per la prima volta nel Criterion nel luglio del 23. Non traduco perché la poesia non si traduce, o se la si traduce per mestiere. Il mio mestiere non è quello di traduttrice, quindi non mi improvviso traduttrice di poesia. Però quello che è interessante è che, vedete, qui si legge molto bene il Sigismund Templum Edificabit, no? Cioè sono canti estremamente stratificati, estremamente complessi, è un palinsesto, lo si è definito un palinsesto, perché Pound studiò approfonditamente non solo la storia di Malatesta, ma la storia della Romagna, la storia del Rinascimento, lesse tutto ciò che c'era in circolazione, venne a Rimini diverse volte, intrattenne un rapporto molto intenso con il bibliotecario della Gamba Lunghiana e, come dicevo, si è documentato in maniera serrata, in maniera quasi ossessiva, ha raccolto tutti i testi in ogni lingua che esistevano su Malatesta, sul tempio, fino poi a arrivare a concepire questi primi canti, che però, appunto, proprio per il particolare contesto storico di cui fra un momento vi dirò, risultano essere una
un affastellamento, una cozzaglia molto sperimentale di diverse fonti. Però ecco, anche sul Pound, in cui è stato scritto tantissimo, sul Pound, sui canti malatestiani, ma è importante sottolineare che, non so se qualcuno l'abbia fatto, non saprei, però li pubblica nel Criterion, no? Che è la rivista britannica, quindi prima di pubblicarli interi, lui li pubblica sul Criterion nel 1923, ed è la rivista britannica fondata da T.S. Eliot, no? L'autore della Wasteland, la terra desolata. Nel fare questo, Pound si affida a Eliot, il quale in quel momento in Inghilterra era il rappresentante di una nuova visione della cultura, una visione sperimentale, una visione che doveva rompere con la tradizione precedente, con la tradizione dell'Ottocento, e soprattutto una visione appunto modernista. Il modernismo è un fenomeno europeo, un fenomeno che tocca Proust, tocca Svevo, tocca Joyce, Wolfe, Lawrence, e qua non sto a intrattenermi su, avrei bisogno di molte lezioni anche solo per questo, però Pound pubblica sul Criterion e può farlo, può sperimentare, può esplorare una nuova forma di scrittura che non sarebbe stato possibile esplorare prima, non sarebbe stato possibile per ragioni storico-culturali esplorare prima in nessun altro paese, perché è l'Inghilterra più che altri paesi che appunto sostiene il modernismo. In Italia avevamo i Marinetti, per esempio. Pesa moltissimo ancora sugli studiosi di Pound la sua ideologia. Pound si lega al fascismo, Pound sostiene Mussolini, via Beltramelli, quindi Beltramelli è in contatto piuttosto costante con Pound, e anche Pound, come sapete, questo è storia, insomma non mi sto a dire nulla di nuovo, ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti, molto ponderose sul fascismo e sulla volontà del fascismo come movimento di rinnovamento. Ecco, siamo arrivati alla fine, mancano pochissimi, questo è un altro. Questo è Aldous Huxley, che in Italia credo sia famoso con il libro Brave New World, che è stato tradotto Il Mondo Nuovo. Un'altra bella foto di Huxley. Huxley è uno scienziato, un letterato. Huxley è nipote di Thomas Huxley, che assieme a Charles Darwin, nella seconda metà dell'Ottocento, creano l'evoluzionismo, quindi parliamo di una figura di intellettuale estremamente rigorosa, no? Che proviene da una famiglia di intellettuali, scienziati e letterati, quindi in un certo senso Huxley costituisce un unico nella cultura europea, no? proprio per questa doppia matrice scientifica e letteraria. Anche Huxley viaggia moltissimo in Italia, e questo appunto è Along the Road, Notes and Essays of a Tourist, che invece è stato tradotto in italiano, e dedica un capitolo anche lui a Rimini and Alberti, scritto nel 1925, e anche qui lui è, direi, sì, è potente, ha una scrittura veramente potente. Siccome è la penultima, poi ce n'è un'altra molto breve, vi prego di ascoltarmi un momento perché veramente lo merita. Intanto Rimini, cioè non inizia così, perché inizia con l'approccio a Rimini, con la visita di Rimini, poi a un certo momento arrivano al Tempio, e lui dice, e per coloro che hanno orecchie per udire, c'è eloquenza nella muta disputa delle pietre. Gli archi gotici all'interno protestano contro le decorazioni pagane di Matteo De Pasti e la blasfema autoesaltazione di Malatesta, protestano mentre lodano l'infaticabile disinteresse del missionario contro la ricchezza eccessiva del suo reliquario gesuita. Seria, posata, intellettuale, la facciata classica di Alberti sembra deplorare la naività e il candore di San Francesco, e nel lodare l'intelligenza di Malatesta sembra rimproverarlo per la sua lussuria e i suoi eccessi. Malatesta nel frattempo ride cinicamente di tutti loro. Potere, piacere, Isotta, queste annuncia attraverso lo schema di decorazioni che fece eseguire da Matteo De Pasti, queste sono le sole cose che importano. L'esterno della chiesa è interamente di Alberti, né a San Francesco né a Malatesta è consentito disturbare la sua bellezza solenne e armoniosa. La sua facciata è un arco trionfale, una visione più nobile di quell'arco di Augusto che attraversa la strada all'altro capo di Rimini. Non so se avete anche voi lo stesso senso di straniamento, no? Beh, io lo stiamo leggendo in italiano, però ripeto, sono
sguardi forestieri, no? Sono sguardi di intellettuali che arrivano nella nostra città, no? E la colgono, la penetrano, la percepiscono, la raccontano, la preservano, no? La preservano in tutta Europa. Allora, nello spessore colossale del muro a sud, Alberti ha perforato, usa questo termine in inglese, pierced, ha perforato una serie di nicchie profondamente arcuate. L'ombra che recede si alterna armoniosamente con la pietra liscia illuminata dal sole, creando una lunga prospettiva. E in ogni nicchia, piana e severa, questo inciso mi ha fatto piangere, piana, allora ogni nicchia, piana e severa, come il carattere di un antico romano nelle pagine di Plutarco. È sublime. Risiede il sarcofago di uno studioso o di un filosofo. Non c'è nulla qui dell'innocenza posseduta da San Francesco. Alberti è un adulto, del tutto consapevole, adora, ma adora la ragione, razionalmente. L'intero edificio è un inno alla bellezza intellettuale, un'esaltazione della ragione come unica fonte di umana grandezza. La sua forma è romana, perché Roma fu un'utopia retrospettiva nella quale uomini come Alberti, dall'epoca del Rinascimento fino a un'età molto più tarda, videro la realizzazione dei loro ideali. E qui mi fermo un attimo perché appunto Huxley è, assieme a George Orwell di 1984 e H. Wells, famoso per moltissimi romanzi, ma l'invasione marziana in particolare, la guerra dei mondi, è assieme a loro avrebbe avuto un'apoteosi personale migliore se fosse vissuto in un secolo successivo. Alberti è un artista troppo severo e stoico per accondiscendere a una mera grandiosità teatrale, né, in vero, l'arte di essere grandiosi fu realmente compresa fino al XVII secolo, l'epoca del barocco, di esibizione regale e clericale. Il monumento di Alberti è un tributo alla grandezza intellettuale. Nell'interno della chiesa è vero, ma la testa fece tutto a modo suo. Alberti non fu là a interferire nel suo schema di decorazione. Cosicché Sigismondo poté dettare a Matteo De Passi e ai suoi colleghi tutti i temi della loro scultura. Conseguentemente, l'interno è un vasto tributo personale a Malatesta e a Isotta, con una occasionale buona parola in favore di dei pagani, della letteratura, dell'arte e della scienza. Il gesto teatrale troppo espressivo degli architetti e dei decoratori barocchi non era ancora stato inventato. Di conseguenza, la tirannia volgare di Sigismondo è celebrata secondo il gusto più perfetto nei termini di una fantasia delicata e colta. Sigismondo meritava Borromini. Il Cavaliere Arpino è un'imitazione di Bernini di decimo livello. Ciò che veramente ebbe, qui si alza un'altra volta, sentite proprio che si alza, grazie alla casualità della sua data di nascita, fu Matteo De Pasti, Piero della Francesca e Leon Battista Alberti. Il contributo di Alberti al monumento, dunque, è una sorta di inno alla bellezza intellettuale, un peana in lode della civiltà, riposto nel linguaggio di Roma, ma impiegato in modo libero e non pedante, come i filosofi e i poeti dell'epoca impiegavano l'idioma latino. Secondo me, Alberti fu il romano più nobile di tutti. E arriviamo finalmente a Stokes, che Massimo citava all'inizio. Questo è Adrian Stokes. Questa è la ripubblicazione nel 2003, se non vado errata, l'hanno ripubblicata insieme, però in anastatica, quindi sono originali, la stampa è originale, The 400 Stones of Rimini. Anche qui Stokes ha scritto un libro possente, poderoso e possente, è molto imbarazzante cercare di dare conto in poche parole, è stato imbarazzante dare conto con poche parole di tutti questi autori. Però ho cercato di cogliere una o due affermazioni che Stokes fa. Intanto vi dicevo dall'inizio, Stokes si contrappone a Ruskin, dichiarando che è il Rinascimento che deve assurgere a modello per l'intera Europa e non il neogotico, non il neomedievismo che si vede in Venezia, per esempio. Ruskin era un grande ammiratore del gotico veneziano, no? Dell'architettura gotica veneziana. Per Stokes no, il grande modello è il Rinascimento italiano. E ovviamente per Stokes l'esempio più alto, più luminoso del Rinascimento italiano è il Tempio Malatestiano, ma dedica, cioè, pagine su pagine, no? Prima visita, seconda visita. Io ho solo potuto scegliere, no, scusate, ho solo potuto scegliere alcuni passi.
faremo una distinzione estetica, vitale ma confusa, fra intagliare e modellare. Ci deve essere una profonda distinzione estetica fra loro. Come tutti sanno, intagliare è tagliare via, cutting away, mentre modellare o plasmare è costruire, building up. È anche difficile tradurre in italiano questi termini. Il talento di Agostino getterà nuova luce sulle realizzazioni altamente immaginative. Nessun altro scultore può insegnarci tanto sull'intagliare ciò che ha conseguito in modulazione. E poi c'è questa affermazione che trovo molto fine, molto sottile: la facciata non va mai su, né giù, né attraverso. The facade doesn't go down or up or across. Sta bianca e forte. It stands white and strong. E poi finisce anche lui con alcune interrogazioni di tipo neoplatonico: in quale guisa il significato metafisico o piuttosto cosmologico si fonde alla riparazione di Diana e dagli altri della pietra Rimini, che li fa riapparire come pianeti fra i segni dello zodiaco che li assistono? Ecco, e questo è Stokes, naturalmente molto sintetico. E qui voglio finire con gli ultimi contributi. Il contributo di Jan Sesnek è un